Un tema al centro del dibattito da almeno 4 anni, dopo che si era appreso che l'INPS avrebbe soppresso il centro medico legale di Sciacca, quello che si occupa delle visite pazienti che richiedono il riconoscimento di pensioni di invalidità o altre prestazioni di questo tipo. Ma nelle scorse ore è arrivata la soluzione, c'è infatti il via libera definitivo al trasferimento all'interno del locale del blocco separato dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, nell'ala che tuttora ospita il poliambulatorio. È arrivato ieri anche l'atteso parere favorevole da parte del commissario ad acta Alberto Firenze, la soddisfazione del sindaco Francesca Valenti. Abbiamo molto lavorato su questa soluzione. Io ho incontrato, ho sentito più volte il direttore dell'INPS, così come i vertici dell'ASP. Ho anche chiesto, ho mandato una nota proprio scritta ai vertici dell'ASP per trovare una soluzione, perché sarebbe stata una cosa terribile per la nostra città e per il territorio. Spostare tutto su Agrigento per noi non era possibile. Quindi sono veramente molto contenta e soddisfatta che si sia trovata questa soluzione, che questi locali siano stati recuperati all'interno del presidio ospedaliero di Sciacca, e in questo devo dire che tutti hanno fatto del loro, quindi sicuramente un ringraziamento ai vertici dell'ASP, ma anche mi permetto allo stesso direttore dell'INPS, che molto tiene a questa permanenza nella nostra città e che in realtà mi ha anche rappresentato delle idee per il futuro che sono molto interessanti, quindi non soltanto mantenere, ma anche aumentare quelle che sono le possibilità e le potenzialità dell'INPS nella nostra città. Soddisfazione per questo obiettivo raggiunto è stata manifestata anche da Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della Commissione Salute dell'ARS, mentre il senatore Rino Marinello ha pubblicato un post su Facebook in cui elenca tutti i momenti che lo hanno visto adoperarsi in prima persona nei confronti dei vertici dell'INPS, compreso lo stesso presidente, e dell'ASP di Agrigento per trovare una soluzione. La soluzione di questo problema adesso accelererà quella del trasferimento dell'INPS all'interno del palazzo che ospita tuttora l'Agenzia delle Entrate, chiudendo per sempre così lo storico ufficio in affitto di Piazza Brodolini. Ormai tra poco ci sarà il trasferimento dell'INPS nella nuova sede, che è il palazzo dove c'è l'Agenzia delle Entrate, e quindi credo che abbiamo una prospettiva non soltanto di permanenza, ma anche di aumento delle prestazioni che saranno erogate ai cittadini. Quindi un buon segnale di attenzione per la nostra città. Saranno veloci anche i tempi di ripristino delle visite non ancora effettuate dai medici dell'INPS. Sì, no, no, riprenderanno tutto immediatamente, ma addirittura loro mirano anche a spostare su Sciacca alcuni servizi che sono su Agrigento in questo momento. Tornando a parlare dell'ospedale, a Francesca Valente abbiamo chiesto un commento sulle preoccupazioni manifestate ieri dal Comitato Sanità in merito a diversi servizi che continuano ad essere sospesi, tema questo che nei giorni scorsi era stato sollevato anche dai consiglieri Bono e Milioti, che avevano accusato il sindaco di aver scelto la strada del silenzio. Silenzio, direi proprio di no. Ho continuato fortemente ad occuparmi dell'ospedale e soprattutto condivido la preoccupazione del comitato che io incontrerò, proprio perché dobbiamo esattamente capire i tempi e le modalità perché tutto riprenda regolarmente. Soprattutto, cosa che ribadisco, abbiamo bisogno di personale e quindi è necessario che arrivino medici, che arrivino infermieri, che arrivi personale, perché questo è indispensabile per poter assicurare un sistema efficiente. Quindi devono riprendere i servizi e deve riprendere una modalità compatibile con i servizi che si devono erogare. Ma a questo si aggiunga anche che probabilmente si deve tornare a chiedere a gran voce la nomina del direttore, perché noi abbiamo bisogno a questo punto di certezze e di stabilità.